Buongiorno a tutti, iniziamo allora, abbiamo aspettato 10 minuti canonici per dar modo anche alle ultime persone di arrivare. Benvenuti e grazie di essere qui, siamo arrivati all'ultima conferenza di questo ciclo della primavera 2016 e una conferenza chiudiamo in bellezza, come vedrete, fra breve vi introdurrò la relatrice di questo pomeriggio. E prima di iniziare vi volevo anticipare che l'anno prossimo ovviamente questa rassegna museo ci sarà nuovamente da gennaio ad aprile come di consueto con una conferenza al mese, ma non promettiamo niente, stiamo già pensando di ampliare il ciclo e da iniziare probabilmente ad ottobre, quindi da ottobre fino ad aprile, da ottobre 2016 probabilmente se riusciamo ad organizzare amplieremo questo ciclo di conferenze al museo, perché ci è stato chiesto di farne di più da parte del pubblico e ci ha fatto molto piacere, ci hanno scritto e ci hanno chiesto di ampliare la rassegna, faremo il possibile, speriamo di poterli accontentare. Allora, prima di presentarvi la relatrice volevo darvi due informazioni, siccome questo è il nostro ultimo appuntamento, volevo lasciarvi con degli altri eventi, delle altre comunicazioni di eventi che organizzeremo. Il primo di tutti sarà il transito di Mercurio, il 9 maggio, lunedì 9 maggio, ci sarà questo evento astronomico raro che sarà il transito di Mercurio sul disco solare. Il pianeta Mercurio passerà dal nostro punto di vista, lo vedremo transitare attraverso, davanti al Sole e eclisserà il Sole, anche perché Mercurio è piccolissimo, è il pianeta più piccolo del nostro sistema solare, è più vicino al Sole, per cui si vedrà veramente un puntino che però si muoverà lungo il disco del Sole, ma sarà interessantissimo vederlo. Vi consiglio di venire a vedere, noi avremo i nostri telescopi solari, saremo in Piazza dei Ferrari, non sotto il Ducale, ma di fronte, dal lato di fronte, e metteremo i telescopi solari protetti col filtro a disposizione di tutti e ci saranno anche spiegazioni di esperti. Un altro, quindi troverete i volantini che abbiamo lasciato sui sedili. Un altro appuntamento che vi possiamo dare per le osservazioni astronomiche, le nostre serate osservative in Corso Italia. Noi ieri sera eravamo in Corso Italia davanti alla chiesa di Boccadasse, lato Corso Italia, con i nostri telescopi e abbiamo fatto osservare al pubblico Giove con i satelliti Medicei, la Luna, Mercurio, abbiamo anche osservato Mercurio e altre stelle, e qualche stella, quello che si può osservare da Corso Italia. E questi appuntamenti di Corso Italia ce ne sarà uno al mese, trovate sul volantino le date, il prossimo sarà il 13 maggio, venerdì sera, dalle 9 verso fino alle 11:30, dalle 9 di sera. Quindi se passate e volete prendere un gelato in Corso Italia e buttare un occhio al telescopio in maniera assolutamente gratuita con spiegazioni di esperti, potrete farlo. E un'altra cosa che vi volevo dire, è iniziato il nostro corso base di astronomia, abbiamo avuto più di 50 iscritti, la cosa ci ha fatto molto piacere e sta andando molto bene il corso, e abbiamo fatto due lezioni, però siccome ci sono molte altre lezioni, chi si volesse iscrivere, perché tanto ogni lezione è monotematica e tratta degli argomenti diversi, per cui se qualcuno desiderasse iscriversi anche tardivamente potrà trovare interessante il corso ugualmente, perché ogni lezione come argomento è completamente staccata dall'altra. Parleremo dell'evoluzione dell'universo, di cosmologia, delle stelle, dell'evoluzione stellare, e le prossime due lezioni saranno in assoluto secondo me le più belle, perché spiegheremo le costellazioni e insegneremo a osservare il cielo e saranno propedeutiche poi a un'osservazione astronomica per i corsisti che faremo fare, le porteremo sul Monte Fasce, dove a differenza di Corso Italia non c'è inquinamento luminoso, il cielo è più scuro e si possono osservare benissimo degli oggetti anche più lontani come le galassie. Quindi chi volesse un volantino del corso sono qui a disposizione. Detto questo, non con più altro tempo vi presento Giovanni.
la dottoressa Giovanna Ranotto, che è una giovane astrofisica. Giovanna è laureata in ingegneria aerospaziale e dopodiché ha preso la laurea magistrale in astrofisica. È di Torino, lavora all'Osservatorio Astronomico e al Planetario di Torino, nonché al Museo dello Spazio di Torino, e però anche varie altre collaborazioni. Lavora anche presso l'Osservatorio Astronomico di San Barthelemy in Val d'Aosta, che è un centro di ricerca, dove ha svolto la sua tesi. Giovanna si è laureata a dicembre con una tesi sulle stelle nane rosse e pianeti extrasolari, di cui vi parlerà, sarà l'argomento di questa conferenza. E io ho conosciuto Giovanna proprio all'Osservatorio di San Barthelemy in Val d'Aosta, dove lei ha svolto come ricercatrice la sua tesi. E quindi è un argomento questo molto particolare, ve lo dirà lei, perché le stelle nane rosse sono le più numerose dell'universo e la scoperta di nuovi pianeti, non ve lo devo dire, ma è un argomento affascinantissimo. Per cui lascio a lei la parola, vi lascio in ottime mani, vi ringrazio tantissimo, a presto. Ah, un'altra cosa, scusate se mi permetto, un'ultima cosa, abbiamo lasciato dei volantini del 5x1000, se qualcuno di buon cuore volesse donare sul proprio 730, volesse donare il 5x1000, che non comporta neanche un pagamento di un centesimo di tasse extra, ripeto, ma lo sapete benissimo, noi siamo un'associazione Onlus e questo meccanismo del 5x1000 abbiamo visto che funziona, i nostri soci che ci devolvono il 5x1000 ci aiutano a comprare strumenti di osservazione per fare le serate pubbliche, a pagare l'affitto della nostra sede e a organizzare con dei relatori d'eccezione queste conferenze. Per cui grazie se qualcuno volesse donare. Grazie a tutti e grazie. Grazie. Insomma, ho accettato volentieri e direi che possiamo iniziare a parlare della nostra conferenza, come intitolata La cacciatrice di pianeti extrasolari e stelle nane rosse. Ma perché questo titolo? Come accennava prima Alessandra all'inizio, io ho svolto una buona parte della mia tesi di laurea presso l'Osservatorio Astronomico di San Barthelemy, che si trova in Valle d'Aosta, e durante cui mi sono occupata di ho lavorato su uno dei progetti di ricerca di cui vi parlerò qui tra un momento. Allora, in questa conferenza volevo darvi un po' un quadro generale di che cosa sono le stelle nane rosse, quindi discuteremo le loro proprietà più importanti. E poi vedremo, farò una carrellata, diciamo una breve carrellata di pianeti, sistemi planetari, esopianeti, quindi pianeti in orbita attorno a stelle diverse dal Sole, scoperti attorno a stelle nane rosse. Oppure parlerò anche, cioè, di alcuni sistemi planetari in cui magari ci sono delle stelle nane rosse, però i pianeti si trovano attorno ad altre stelle. E poi ho pensato anche di, verso la fine, di dare un cenno alle future missioni spaziali che si occuperanno di studiare i pianeti extrasolari. Allora, direi che possiamo iniziare con la nostra prima diapositiva. Parliamo delle caratteristiche delle stelle nane rosse. Cosa sono le stelle nane rosse? Sono stelle molto più piccole del Sole. Qua vedete, ho inserito alcuni dati riguardanti questa categoria di stelle, quindi sono stelle molto più piccole del Sole, sono stelle molto meno massicce del Sole. Qua difatti vedete, ho riportato in basso i valori tipici del Sole, quindi abbiamo la temperatura, il raggio del Sole, la massa, la luminosità e la densità media del Sole, mentre in alto avete i range di valori che caratterizzano queste stelline. Queste stelle appunto hanno una massa molto piccola, che può essere dell'ordine degli 8 centesimi di massa solare, fino a circa il 60%. Lo stesso vale anche per il raggio. Quindi cosa comporta? Comporta che essendo molto piccole, essendo poco massicce, la loro luminosità è bassissima, quindi si tratta di stelle invisibili a doppio nudo. Quindi noi, per osservare queste stelle, abbiamo
bisogno di un telescopio per poterle osservare. In questo diagramma, questo qua è un diagramma, il famoso diagramma HR, in cui abbiamo in ascissa la classe spettrale oppure la temperatura, e poi in ordinata abbiamo la luminosità delle stelle. Dov'è che si collocano la maggioranza delle stelle? Si collocano lungo questa striscia diagonale che parte dall'alto a sinistra e poi va a finire in basso a destra, che nota come sequenza principale, in cui ci sono le stelle che in questo momento stanno producendo energia attraverso dei processi di reazione termonucleare che avvengono all'interno del loro nucleo. Il Sole si trova più o meno, non dico a metà strada, però si trova diciamo a 2/3 della sequenza principale. Il Sole è una stella gialla, ha una temperatura appunto di 5700 gradi, mentre le stelle nane rosse, di cui parleremo in questa chiacchierata, si trovano in questa zona in basso a destra del diagramma HR. Quella cerchiata, quella all'interno del cerchio verde. Allora, nella prossima diapositiva abbiamo una raffigurazione grafica di alcuni tipi di queste stelle, di alcuni tipi di stelle diverse, comparate con la nana rossa. Vedete, questa qua è una stella gialla tipo il Sole. La rapportiamo alle stelle nane rosse. Vedete un po' quanto queste stelline siano piccole rispetto al Sole, e ancora più piccole sono rispetto alle stelle bianco-azzurre tipo Deneb, che si trova nella costellazione del Cigno, e ancora più piccole sono rispetto a questa stella che ha una sigla impronunciabile, R136A1, ed è una stella tra le più grandi che si conosca, che si trova all'interno della grande nube di Magellano, quindi all'interno di una di quelle galassiette che per noi è invisibile dall'emisfero boreale, si vedono dall'emisfero australe. Ci voglio dare anche alcune informazioni di base sullo spettro elettromagnetico per capire meglio come funzionano le nostre stelle nane rosse. Voi sapete che lo spettro elettromagnetico è l'insieme di tutte le radiazioni elettromagnetiche con una certa lunghezza d'onda e una certa energia. È fatto di diversi tipi di radiazioni, perché abbiamo dalla parte delle radiazioni elettromagnetiche meno energetiche abbiamo gli onde radio, i raggi infrarossi e le microonde. Poi c'è quella piccola fettina che corrisponde alla luce visibile, e poi c'è tutto l'insieme delle radiazioni elettromagnetiche più energetiche, quindi raggi ultravioletti, raggi X e raggi gamma. Il Sole è una stella che emette al massimo della sua emissione nella banda della luce visibile. Le nostre nane rosse invece hanno il massimo della loro emissione all'interno della banda infrarossa, quindi più o meno si trovano in questa zona qua. Loro emettono soprattutto nella banda infrarossa. Se noi andiamo avanti, come facciamo ad osservare lo spettro elettromagnetico? Sostanzialmente prendiamo la luce bianca che proviene la luce che proviene da una stella, la facciamo passare attraverso un prisma, e poi il prisma disperde la luce della stella scomponendola nei suoi colori. Ma perché è importante studiare lo spettro elettromagnetico? Perché lo spettro elettromagnetico ci dà un sacco di informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche delle stelle. In questa diapositiva ho trovato questa serie di spettri ottenuti da stelle di tipo diverso, e quelle righe scure che si trovano queste righe scure verticali sono le righe di assorbimento, che sostanzialmente ci danno preziose informazioni sulla composizione chimica delle nostre stelle. Ci sono diverse classi spettrali, questa qua che si chiama OBAFGKM, e gli americani per ricordarsi la sequenza corretta delle classi spettrali delle stelle
si sono inventati questa frase, o be a fine girl o guy, a seconda dei casi, per chi spi. Le nostre stelle nane rosse hanno, hanno già queste ultime due tipologie di spettri elettromagnetici, quindi vedete che hanno tantissime righe di assorbimento. Allora, proseguiamo. Volevo fare un piccolo confronto tra alcune caratteristiche del Sole e altre caratteristiche delle stelle nane rosse. In questa tabella ne ho raccolte diverse. Ad esempio, possiamo dire che le stelle nane rosse sono stelle caratterizzate da un'elevata variabilità, molto più intensa rispetto a quella del Sole. E in effetti spesso sono caratterizzate da grosse macchie stellari, che sono un po' l'analogo delle macchie solari, che però possono arrivare a ricoprire fino al 40% della superficie delle stelle nane rosse. Quindi, e più addirittura durano per mesi, mentre nel caso del Sole le macchie solari ricoprono una porzione più piccola della superficie solare e poi durano, diciamo, mediamente per 10 giorni, 2 settimane all'incirca. E poi un'altra caratteristica interessante delle nane rosse è che queste stelle sono caratterizzate da un'attività molto intensa, cioè a differenza del Sole le stelle nane rosse producono dei brillamenti molto intensi che possono far cambiare la luminosità di questa stella di parecchio, anche nell'arco di pochissimi minuti. Questa qua è una raffigurazione d'artista di una di queste stelle nane rosse attorno a cui orbita un'ipotetica coppia di pianeti. Però notate come appunto questi brillamenti possono essere piuttosto intensi. Allora, noi andiamo avanti. Nel corso delle mie tesi all'Osservatorio Astronomico di San Barthélemy mi sono occupata di effettuare tutta una serie di analisi volte a capire come sono fatte queste stelle nane rosse, no? Una delle cose che ho dovuto fare è stata quella di fare una stima del periodo di rotazione di queste stelle. Il Sole è una stella che ruota attorno al suo asse in circa un mese, mentre nel caso delle nane rosse possiamo notare che i periodi di rotazione, almeno nei due campioni che ho studiato, sono dell'ordine della ventina di giorni. Sono periodi più brevi, un pochino più brevi rispetto a quelli del Sole. E poi, se noi guardiamo questo altro istogramma, di queste stelle che hanno periodi di rotazione dell'ordine dei 20 giorni, quasi la metà di queste, hanno dei periodi di rotazione addirittura minori di 9 giorni, minori di una decina di giorni. Quindi sono stelle piuttosto hanno una rotazione abbastanza veloce attorno alle proprie asse. Ecco, in questa diapositiva possiamo vedere un'altra caratteristica delle nane rosse, cioè le stelle nane rosse sono stelle che hanno un elevato moto proprio, perché sono stelle molto vicine. Che cos'è il moto proprio di una stella? È sostanzialmente lo spostamento apparente di questa stella sulla volta celeste. Voi qua in questa immagine vedete una serie di fotografie riprese tra il 2004 e il 2008 che riguardano la stella di Barnard. E vedete come da appena 4 anni si percorra tutta questa distanza sulla volta celeste. Ecco, poi mi sono... Ah, scusate, voglio dire ancora una cosa, no?
sono poi quella stella di Banda, diciamo, è, il, è la stella di, è la stella Nana Rossa, ovviamente, ed è una, la stella che ha il moto proprio più elevato, quindi questo spostamento sulla volta celeste è molto marcato da un anno all'altro. Poi, per mia curiosità, ci sono andata a guardarmi un po' chi era un esempio, alcuni, cioè questi nomi, no? Sono tutti nomi di stelle, nane rosse con elevati moti propri, no? Però prendono il nome da, prendono il nome da diversi astronomi, cioè questi cataloghi sono delle liste ideate da, cioè stilate da astronomi che li hanno studiate per primi. Ad esempio, prendiamo la stella di Barnard, che è stata scoperta nel 1916 da questo signore, Edward Emerson Barnard. A chi era questo signore? Ecco, questo signore era un cacciatore di comete, tra le altre cose, e pensate un po' che si dice che un suo collega, un tale Albert Arrington de Werner, che era un uomo d'affari, offrì un premio di $200 per ogni nuova cometa scoperta. Quindi questo signore, questo Edward Emerson Barnard, scoprì, pensate un po', 8 comete. Quindi lui guadagnò $1,600 e si utilizzò questo premio per costruirsi una casa. Poi questo signore era anche un cacciatore, era anche un astrofotografo, e in effetti fu lui che inventò il famoso catalogo delle stelle, delle nebulose oscure, di cui qua vediamo raffigurati due esempi tra i più famosi. Uno è la nebulosa Serpente nella costellazione di Ofiuco, e poi l'altro è la nebulosa Testa di Cavallo nella costellazione di Orione. E poi l'altro astronomo che ha dato il nome a qualcuna delle stelle del catalogo delle nane rosse con degli elevati moti propri, che era questo signore qua. Ok, era Joseph Jérôme de Lalande, era un astronomo francese vissuto nella seconda metà del Settecento, e pensate un po' che questo signore, per attirare le persone a guardare attraverso il cannocchiale, il suo telescopio, prendeva una tabacchiera con i ragni vivi e poi se ne mangiava una. Così lui aveva senz'altro delle persone che poi avrebbero voluto guardare attraverso il suo telescopio, perché spesso i parigini magari erano di fretta e poi magari non si fermavano a guardare dentro il suo telescopio. Ecco, questo... questo signore qua, Lalande, osservò anche il transito, un transito di Mercurio, quindi ricordate quello che vi ha detto Alessandra prima, osservate poi il 9 maggio il prossimo transito di Mercurio sul Sole. Allora, tornando alle nostre stelle nane rosse, no? Come si sono formate le stelle nane rosse? Tutte le stelle nane rosse, ma anche gli altri tipi di stelle, si formano all'interno di dense nebulose fatte di gas e di polveri che collassano a causa della forza di gravità. Come ad esempio, vedete questa immagine del telescopio spaziale Hubble, vedete i famosi pilastri della creazione che sono, si trovano in direzione della costellazione del Serpente. Ecco, interessante qua notare la differenza tra i tempi richiesti a far collassare una nube di gas di polvere in cui nasce una stella tipo il Sole, e poi un'altra in cui nasce una stella nana rossa, perché nel caso del Sole questo processo di collasso gravitazionale richiede circa 10 milioni di anni, mentre nel caso delle stelle nane rosse questo processo è un pochino più breve, 2 milioni di anni. Ecco, poi qua ho un'altra immagine del sempre di pilastri della creazione, però c'è anche l'immagine di destra ripresa con il telescopio spaziale Hubble. E qua vediamo, ecco, l'immagine a sinistra è stata ripresa in luce visibile, mentre quella di destra è stata ripresa attraverso la telecamera a raggi infrarossi del telescopio spaziale Hubble.
vedete come qua, come l'immagine di destra, sia, insomma, mostri molte più stelle, perché le stelle giovani, nane rosse comprese, emettono una grandissima quantità di radiazione infrarossa, che diciamo è l'unica che riesce ad attraversare questa coltre di gas e di polveri che in luce visibile ci impedisce di vederle. Infatti notate come nell'immagine di sinistra, notate come ci siano poche stelle. Ecco, in quest'altra immagine ho preso alcune immagini sempre prese dal telescopio spaziale Hubble, in cui ci sono tutta una serie di dischi protoplanetari, in cui facilmente si stanno formando anche dei pianeti, quindi anche nuovi pianeti. Vedete che al centro di questi dischi c'è la stella in fase di formazione, la riconoscete perché è la zona più, si trova in corrispondenza della zona più luminosa del disco, di questo disco di gas e di polvere in cui si stanno nascendo nuove stelle. E poi qui dove c'è questa banda scura di polvere, questo disco scuro di polveri, potrebbero si stanno formando dei pianeti. Quindi aspettiamo poi tra qualche anno, tra qualche milione di anni, se abbiamo pazienza, di vedere un po' se ci sono poi, se vedremo poi i pianeti. Allora, cosa succede? Noi adesso abbiamo fatto collassare la nostra nebulosa di gas e di polveri per produrre la stella, però la temperatura al centro della nube di gas di polvere in cui si sta formando la stella deve essere maggiore di una certa soglia, perché dobbiamo avere una temperatura dell'ordine dei 20 milioni di gradi affinché si inneschino le reazioni di fusione termonucleare che permettono alle stelle di produrre luce, energia e calore. Ecco, qua abbiamo una serie di praticamente, cioè qua abbiamo il confronto tra abbiamo il percorso della stella sulla il percorso evolutivo della stella nel diagramma vi faccio vedere prima quello del diagramma HR, no? Abbiamo in ascissa abbiamo sempre la temperatura e poi in ordinata abbiamo la luminosità di queste stelle. Queste stelle quando raggiungono la temperatura di 20 milioni di gradi all'interno del nucleo, quindi all'interno della loro parte centrale, iniziano a produrre le reazioni, iniziano ad avere le reazioni di fusione termonucleare. Abbiamo nel caso delle stelle come le nane rosse del Sole, abbiamo la reazione di termonucleo più importante che è quella che produce l'elio a partire dalla fusione di 4 atomi di idrogeno. E qua vedete uno schema di questo processo. In rosso ci sono i protoni, quindi ci sono gli atomi di idrogeno. Poi si fondono a 2-2, poi alla fine producono l'elio, un atomo di elio e anche una certa quantità di energia. Ecco, nel caso delle stelle nane rosse, questi processi che producono l'energia all'interno del nucleo sono molto lunghi. Si ritiene che possano avvenire su un'età maggiore dell'età attuale dell'universo. Qua ho trovato su internet un'immagine in cui vengono comparate la vita del Sole con la durata delle stelle nane rosse, quindi il tempo durante cui le stelle nane rosse producono producono elio al loro interno. E notate come si ritiene che queste piccole stelline, queste nane rosse, possono produrre elio per parecchi miliardi di anni. Cioè l'età dell'universo è di 13 miliardi di anni, quasi 14, però queste nane rosse potrebbero avere, si ritiene che potrebbero
produrre energia per un tempo grandissimo, maggiore dell'età dell'universo. Allora, una volta che le stelle nane rosse poi si sono formate, devono riuscire a mantenere un certo equilibrio. Equilibrio tra cosa? Tra la pressione di radiazione che è quella che viene prodotta a causa delle reazioni di fusione termonucleare del nucleo, che tende a far espandere la stella, e poi dall'altra parte noi abbiamo la forza di gravità che tenderebbe a far collassare la stella su se stessa. Quindi affinché la stella non collassi su se stessa oppure affinché non esploda, ci deve essere un equilibrio tra la pressione di radiazione e la forza di gravità di queste, la forza di gravità all'interno delle stelle, cioè nane rosse comprese. Ecco, qua possiamo notare come le stelle nane rosse, che sono sostanzialmente queste rappresentate dal visore di destra, e le stelle come il Sole abbiano strutture interne molto diverse, perché le stelle come il Sole, come questa qua, hanno un nucleo in cui avvengono le reazioni di fusione termonucleare. Poi la zona rossa è una zona radiativa in cui il calore e l'energia prodotti all'interno del nucleo si propagano verso l'esterno per irraggiamento, mentre all'esterno abbiamo una zona convettiva in cui il calore e l'energia prodotti all'interno del nucleo si propagano un po' allo stesso modo del calore, che quindi fa bollire l'acqua in una pentola quando preparate una pasta. A cosa vuol dire? Immaginiamo di avere una pentola di acqua bollente. Le masse d'acqua più vicine all'acqua bollente sono quelle che si riscaldano per prime, quindi perché sono più vicine alla fiamma, quindi riscaldandosi per prime tendono a diventare meno densa rispetto all'acqua circostante e quindi tendono a spostarsi verso l'alto. Mentre nel caso delle stelle nane rosse avete soltanto la zona convettiva, in cui questi mondi convettivi che vi rimescolano il gas di cui sono fatte le stelle, quindi l'idrogeno, man mano trasporta una certa quantità di energia verso l'esterno. Allora, adesso, dato le caratteristiche fondamentali delle stelle nane rosse, voglio parlarvi un po' dei pianeti, voglio iniziare il discorso sui pianeti extrasolari, no? Ecco, all'11 aprile 2016, quindi 5 giorni fa, abbiamo 2107 pianeti extrasolari confermati, quindi confermati vuol dire di cui è nota con assoluto, insomma è nota la, non ci sono dubbi riguardo alla loro esistenza. Questi pianeti sono distribuiti in più di 1300 sistemi planetari. E poi di questi alcuni sono 500 circa, sono sistemi planetari multipli, in cui voi avete una stella, che può essere una nana rossa oppure un altro tipo di stella, che può ospitare più di un pianeta. Ma come facciamo a osservare, come facciamo a trovare pianeti extrasolari? Ci sono diversi metodi per andare a caccia di pianeti extrasolari. Ad esempio, questo qua è il metodo delle velocità radiali, cosiddetto metodo delle velocità radiali. Come funziona? Voi dovete osservare lo spettro di una stella. E poi cosa succede? Se voi andate a osservare la stella per un po' di tempo, il pianeta percorrerà la sua orbita attorno alla stella, e quindi perché la stella esercita la sua attrazione gravitazionale sul pianeta, però anche il pianeta esercita la sua attrazione gravitazionale sulla stella. Quindi
Quello che potrete notare sarà, osservando lo spettro delle stelle, delle stelle, cioè sarà uno spostamento delle righe spettrali verso il rosso, se la stella si sta allontanando da noi, ecco, mentre la stella, cioè lo spostamento sarà delle righe spettrali sarà verso il blu se la stella poi si avvicina a noi. Quindi questo qua è uno dei metodi per poter cercare pianeti extrasolari, perché se voi non notate nessuno spostamento delle righe spettrali vuol dire che molto probabilmente attorno a questa stella non ci saranno pianeti, mentre se invece notate questo spostamento delle righe spettrali può darsi che attorno a questa stella stia subendo l'attrazione gravitazionale di un altro corpo celeste, quindi potrebbe essere un'altra stella oppure un pianeta. Ecco, poi un altro metodo per cercare i pianeti extrasolari è quello del microlensing gravitazionale. Qua ho trovato questa diapositiva. Ecco, noi immaginiamo di essere sulla Terra e poi immaginiamo di osservare un corpo celeste che si trova molto lontano, tipo una stella molto lontana. Però se tra la Terra e noi si trova un corpo celeste con una massa molto elevata, ad esempio una massa di galassie, la luce che proviene dalla stella lontana non potrà viaggiare in linea retta, perché viene deviata dalla massa che si trova tra noi e la Terra, quindi dalla massa viene incurvata a causa della presenza della massa di galassie che si trova tra noi e la Terra. E quindi noi possiamo usare questo metodo per, diciamo, ottenere un po' come una lente di ingrandimento, ci può servire per ottenere immagini di stelle che in realtà si troverebbero molto lontane, perché la loro luce aggira la massa intermedia, quindi aggira questo corpo, questa massa di galassie che si trova tra noi e la Terra. Ecco, noi possiamo usare questo metodo anche per cercare pianeti extrasolari. Se noi facciamo finta che qua, ad esempio, ci sia sempre la stella distante, quella rappresentata in giallo, poi qua immaginiamo di avere una stella rappresentata dal puntino rosso con un pianeta che le gira attorno. Ecco, noi potremo osservare lo stesso effetto anche nel caso della stella, perché in questo caso sarà poi la luce della stella attorno a cui gira il pianeta a essere deviata dalla massa del pianeta, benché la massa del pianeta sia molto piccola. Quindi noi, se noi vogliamo cercare un pianeta con questo metodo, dobbiamo andare a costruire un diagramma della luminosità della stella in funzione del tempo, e poi questo piccolo picco indica che c'è un pianeta che si trova, che orbita attorno alla stella. Mentre se voi non avete pianeti, non avete la presenza di questo piccolo picco. Quindi questo qua è un altro metodo che ci permette di cercare pianeti extrasolari. Poi un altro metodo è il metodo astrometrico, che in questi ormai da 2 anni e mezzo è usato da un satellite che è un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea, il satellite Gaia, che tra le altre cose avrà poi anche lo scopo di andare a misurare lo spostamento apparente delle stelle sulla volta celeste. E poi pensate un po' che lo farà con una precisione talmente elevata che è come se questo satellite fosse in grado di guardare una moneta da 1 centesimo di euro alla distanza della Luna. Quindi questo ci si aspetta poi che questo satellite, oltre a misurare con estrema precisione questi spostamenti apparenti delle stelle sulla volta celeste, quindi i loro moti propri, produrrà anche un grande numero di scoperte di pianeti extrasolari.
Poi un altro metodo è quello dell'imaging diretto, ovvero voi fate una fotografia alla stella e magari trovate anche un pianeta. Questo qua ad esempio è il caso della stella Fomalhaut, che si trova nella costellazione del Pesce australe, e nel 2008, attraverso questa tecnica, è stato scoperto un pianeta extrasolare in orbita attorno a questa stella. Il telescopio spaziale Hubble ha scattato tutta una serie di immagini di Fomalhaut tra il 2004 e il 2012 e ha notato come questo puntino rosso, che è un pianeta che si trova in orbita attorno alla stella Fomalhaut, si sia spostato. Quindi sovrapponendo una serie di immagini riprese di Fomalhaut tra il 2004 e il 2012, gli astronomi si sono accorti di come questa stella poi ospiti un pianeta. Ecco, poi qua, questa foto qua è un'immagine ripresa non in luce visibile ma nella banda infrarossa. Questo puntino bianco rappresenta la stella Fomalhaut, che è stata occultata perché altrimenti avrebbe nascosto con la sua enorme luminosità questo disco di polveri che si trova attorno ad essa. E poi in questa zona qua si trova il telescopio spaziale ha trovato il pianeta di Fomalhaut, che poi sono accento tra un po' su Fomalhaut, perché poi c'è anche un'altra cosa interessante che volevo dire, però ve la dico dopo. Poi il metodo il metodo che finora è stato più prolifico di scoperte è stato il metodo dei transiti fotometrici. Cosa consiste? Voi andate a studiare un certo numero di stelle, poi per ogni stella tracciate un diagramma con la luminosità in funzione del tempo e andate un po' a vedere se questa luminosità subisce una diminuzione. Ecco, questa curva rossa rappresenta appunto l'andamento della luminosità della stella nel tempo. Poi qua vedete, vi fa l'esempio di un pianeta che transita, che è rappresentato dal cerchio nero, mentre la stella attorno a cui transita è questa qui, è questa palla gialla. Notate come non appena il pianeta inizia a transitare sul disco della stella, induca una diminuzione della luminosità di questa stella, perché occulta una parte della luce proveniente dalla stella. Poi, una volta che si allontana, la luminosità ritorna al valore iniziale. Ecco, una cosa che vi posso dire, nel caso delle stelle nane rosse, visto che hanno, vi dicevo prima, che hanno un'elevata variabilità, quindi presentano queste grosse macchie stellari, ok, sì, possiamo sempre usare il metodo dei transiti, però non è così facile, perché dovete tenere conto anche degli effetti che producono queste macchie stellari. Perché anche le macchie stellari che caratterizzano le nane rosse, se si trovassero nell'emisfero della stella diretto verso di noi, indurrebbero sempre una diminuzione di luminosità. Però diciamo c'è un modo per uscirne, perché la diminuzione di luminosità che vedete avviene intervalli di tempo regolari, notate cioè quello lì quasi con buona ragionevolezza è un pianeta, mentre se voi andate a osservare una diminuzione irregolare di luminosità, si tratta quasi sicuramente di una di queste macchie stellari. Ecco, perché proprio le stelle nane rosse?
Cioè, perché in questi ultimi anni stanno, diciamo, andando tanto di moda le stelle dalle rosse, attorno a cui cercare pianeti extrasolari con metodo di transiti? Per una ragione molto semplice. A parità di diametro del pianeta, se voi andate a osservare una stella come il Sole e poi una stella nana rossa, scoprite un pianeta che transita, sarà più facile osservarlo sulla stella nana rossa, perché la superficie del pianeta, diciamo, copre una porzione maggiore della superficie della stella rispetto a quello che farebbe un analogo pianeta per una stella tipo il Sole. E quindi, in questo caso, nel caso della nana rossa, avreste dei minimi di luminosità più profondi, cioè quindi un pochino più facili da individuare. Mentre nel caso della stella di tipo solare, col metodo dei transiti, li osservate sempre questi minimi, però diventa molto più difficile riconoscerli perché sono più piccoli, cioè non sono profondi come quelli prodotti da un pianeta in transito di fronte alla stella nana rossa. Ecco, questa qua è giusto una diapositiva per diciamo, far vedere un po' quanti sono i pianeti scoperti nell'arco di una ventina d'anni attraverso i vari metodi che vi ho illustrato brevemente prima, no? Notiamo come il metodo di transiti sia in assoluto il più prolifico di scoperte, mentre che poi è seguito immediatamente dal metro delle velocità radiali e poi a seguire via via ci sono anche gli altri metri. Perché il metro di transiti, diciamo, ha giocato la parte del leone? Perché qualche anno fa sono stati lanciati due satelliti, uno di questi è il satellite Poro, che è nato da un satellite è stato un satellite costruito dall'Agenzia Spaziale Europea con una forte partecipazione francese, è stato lanciato nel 2006 da Baikonur, e qua ci sono alcune immagini di questo satellite. Questo qua è il satellite quando era ancora nella camera di integrazione, quindi nel luogo in cui è stato montato nella terza Mio Spazio a Torino, mentre questo qua è un'impressione d'artista di questo satellite. Questo strumento ha scoperto col metro dei transiti una trentina di pianeti in orbita attorno a 28 stelle, però diciamo il satellite che ci ha regalato veramente tantissime scoperte è stato il satellite Kepler. Ho guardato ieri questi numeri, grazie alle sue osservazioni, noi abbiamo, Kepler ha confermato l'esistenza di più di 1000 pianeti, esopianeti, poi ha scoperto un bel numero di variabili di eclisse, e infine ci sono più di 4000 candidati esopianeti, quindi si tratta di corpi celesti che non sono ancora, la cui scoperta non è ancora stata confermata, però contiamo poi di confermarla attraverso poi le future missioni spaziali. Ecco, questo satellite, di cui qua vedete uno spaccato del suo telescopio, ha osservato una zona di cielo nella costellazione del Cigno attraverso un telescopio da un metro e mezzo di diametro quasi. Ecco, poi finalmente vi posso parlare di un paio di progetti di ricerca di pianeti extrasolari su cui ho lavorato durante la mia tesi. Uno è il progetto EMERS e l'altro è il progetto Apache, di cui vi parlerò qui tra poco. Allora, EMERS è un progetto americano, è formato da telescopi che si trovano in due, uno in Arizona e poi l'altro in Cile sul Certololo. È un progetto per la ricerca di pianeti extrasolari partito nel 2008 e
va a studiare proprio le stelle laterosse di cui stiamo parlando adesso. Ecco, guardate un po' in che bel posto si trova questo. Questa qua è un'immagine di Earth Suit, se non ricordo male. Ecco, questo è l'osservatorio in cui si trovano i telescopi. Adesso ve lo faccio vedere come è fatto. Ecco, ogni osservatorio ha... Ecco, ci sono qui, il progetto MERF è formato in tutto da 16 telescopi, 8 si trovano in Arizona e poi gli altri 8 si trovano in Cile. Si tratta di telescopi da 40 cm di diametro, quindi sono strumenti che rispetto al nostro occhio raccolgono già una quantità di luce molto elevata. E vedete come sono disposti in questa terrazza. Quando vengono usati questi telescopi questo tetto, che è un tetto scorrevole, scorre su dei binari metallici e viene poi aperto per permettere ai telescopi di osservare. Ecco, notiamo come al fondo di ogni telescopio ci siano le camere CCD, quindi magari qualcuno di voi penserà che si fa come nell'Ottocento, che gli astronomi passavano lunghe ore al freddo, al gelo, cioè sfidando le basse temperature. Invece no, fortunatamente al giorno d'oggi l'astronomo se ne sta al calduccio in una sala di controllo in cui ci sono i telescopi e volendo anzi può anche andarsene a dormire mentre i telescopi fanno lo sporco lavoro per lui. Ecco, l'altro progetto di cui voglio parlare e che appunto conosco un pochino più da vicino, come magari anche qualcuno di voi che è qui presente, è il progetto, è un progetto ospitato nell'Osservatorio Astronomico di San Barthélemy in Val d'Aosta, che vedete un po' sopra, si trova in un posto veramente spettacolare, quindi se non siete mai stati a visitarlo, andate a visitarlo. Ed è formato da 5 telescopi analoghi a quelli di Earth, però ne abbiamo soltanto 5 di questi telescopi. Quindi noi al momento non abbiamo scoperto nessun pianeta extrasolare, mentre il progetto Earth ha scoperto 2 pianeti extrasolari, di cui vi parlerò a breve. Ecco, questi telescopi sono, anche questi qua sono analoghi a quelli di Earth e notate come anche qua ci siano le camere CCD, quindi di notte qua non c'è nessuno, anche perché l'ho provato per di persona, le temperature di Val d'Aosta sono un pochino basse, quindi evitiamo di... Ecco, qua ho trovato uno schema della configurazione ottica di questo tipo di telescopi. Si chiamano telescopi ricicla e tiene. Come funzionano? La luce entra da sinistra, poi segue il percorso indicato dalle frecce, va poi a finire sullo specchio primario, che è lo specchio più grande che hanno questi telescopi, che poi focalizzano il fascio di luce verso un altro specchio secondario che si trova sul davanti del telescopio e questo specchio secondario manda poi il fascio di luce proveniente dalle stelle che stiamo studiando verso la camera CCD. E qua vi faccio vedere poi un'immagine della sala di controllo dell'osservatorio di San Barthélemy in Val d'Aosta. Quindi qua vedete che sembra un po' di essere in un ufficio, ci sono questi due computer che hanno nomi presi dei personaggi di Guerre Stellari, perché questo qua si chiama tipo Millennium Falcon e poi abbiamo Han Solo. Quindi no, i nomi non li ho scelti io, però li hanno scelti i miei due colleghi, cioè Mario Damasio e Paolo Giacobbe, che hanno fatto il dottorato di ricerca, e sono loro che hanno messo su tutto il sistema dei telescopi, eccetera. Quindi appunto di notte noi ce ne stiamo qui dentro al calduccio e non andiamo fuori a osservare il cielo.
Ecco, passiamo alle scoperte alle due scoperte di Emers. Vi dicevo prima che Emers ha scoperto due pianeti extrasolari. Ha scoperto questo pianeta extrasolare, è stato chiamato JJ 1214b. Allora, JJ 1214 è il nome della stella e poi B è una lettera usata per indicare il primo pianeta scoperto attorno ad una stella. E vedete che questo pianeta è un pianeta più grande della Terra, però un po' più piccolo del nostro pianeta Nettuno all'interno del sistema solare. Si trova in orbita attorno ad una stella che è distante 42 anni luce, e poi ha un periodo di rivoluzione attorno alla sua stella di un giorno e mezzo praticamente, quindi veramente velocissimo, si muove velocissimo attorno alla sua stella. E poi è appunto un pochino più grande del nostro pianeta, anche circa 6 volte più massiccio della nostra Terra. E in effetti però è un pochino poco adatto per ospitare forme di vita, secondo me, perché guardando un po' le temperature, che si ritiene che varino tra 120 gradi e 282 gradi centigradi, quindi decisamente un pochino caldo per i miei gusti. Però nonostante questo, si ritiene che questo pianeta potrebbe essere un pianeta oceano. Cosa vuol dire? Vuol dire che potrebbe avere, nonostante queste temperature elevatissime in superficie, potrebbe avere degli oceani spessi qualche centinaio di chilometri l'acqua potrebbe essere liquida a causa dell'enorme pressione che eserciterebbe una densissima atmosfera di idrogeno ed elio. Ecco, questo pianeta qua, l'hanno chiamato pianeta oceano, secondo me potrebbe ricordarci un po' il pianeta di Miller di Interstellar. Adesso non so se qualcuno di voi ha visto Interstellar, però vi ricordate che ad un certo punto c'è la scena in cui ci sono loro che si trovano su questo pianeta d'acqua e poi arriva l'onda gigantesca, cioè devono tagliare in fretta fuori la corda. Poi l'altra scoperta di Emers è un pianeta, cioè si tratta di un pianeta attorno a un'altra stella, JJ 1132. È un pianeta anche questo vicinissimo alla sua stella, e anche questo però secondo me è un pochino poco adatto per ospitare forme di vita come noi le conosciamo qui sul nostro pianeta, perché anche questo viaggia su temperature dell'ordine dei 200 gradi e oltre. La densità media di questo pianeta è circa pari a quella della Terra, e poi si ritiene che anche la composizione più o meno sia simile, quindi un nucleo fatto di ferro con altri composti del silicio, però su questo pianeta si ritiene che non possa esserci dell'acqua. Ecco qua, questo ve lo faccio vedere. Scusate, esco un momento di qua. Ops. Cioè, ho sbagliato che volevo fare un'altra cosa, va bene. No.
Allora, quello che volevo fare vedere era un piccolo video della scoperta di questo secondo pianeta extrasolare. E così vi faccio, ed è interessante anche perché vi fa vedere come funzionano i telescopi, sia quelli di Hertz sia quelli di Apache. Allora, ci sono quasi, né? Ok, allora vediamo un po' se funziona. Facciamo così, a mali estremi, estremi rimedi. Qui sopra, va bene, se non lasciamo perdere, ve lo faccio vedere poi, perché se io esco di qua devo poi riavviarlo poi da capo, per quindi lasciamo perdere. Allora, passiamo oltre, parliamo di quello che ha fatto i progetti, di quello che hanno fatto i telescopi di Apache. Dicevo prima che il progetto Apache, quindi 5 telescopi valdostani, non hanno scoperto nessun pianeta extrasolare, però hanno confermato la presenza di un pianeta attorno a una stella che si chiama XO2. Ah, questa stella XO2 è molto interessante perché è un sistema binario, quindi è un sistema formato da due stelle che sono legate insieme dalla forza di gravità. Quindi si tratta di una stella doppia fisica. Qua vedete una tabellina delle componenti di queste stelle con le loro caratteristiche, e vedete che sono stelle sostanzialmente di tipo solare, appena un pochino più fredde. Ecco, perché è interessante questo sistema stellare scoperto attorno alla stella XO2? Perché queste due stelle, cioè questo sistema stellare è stato il primo scoperto in cui entrambe le stelle hanno dei pianeti che orbitano attorno ad esse. Fino a poco tempo fa si riteneva questa una cosa impossibile, perché di solito si erano trovati sistemi stellari in cui soltanto una delle due stelle aveva un pianeta, oppure c'era un pianeta che girava però attorno a tutte e due le stelle contemporaneamente. Invece questo qua è appunto il primo caso in cui ognuna di queste due stelle di questo sistema binario ha un pianeta. Allora, come è iniziata la storia? Nel 2007, attraverso uno strumento del Telescopio Nazionale Galileo che si trova alle Canarie, è stato scoperto un pianeta attorno alla stella XO2N, quindi la componente più a nord del sistema. E poi nel 2014 è stato scoperto scoperto due pianeti attorno all'altra stella, sempre utilizzando il telescopio nazionale Galileo che qua vedete in questa immagine del INAF. Quello che ha fatto Apache è stato di confermare la scoperta dei pianeti della seconda stella, quindi quella i cui pianeti sono stati scoperti nel 2014, attraverso osservazioni fotometriche, quindi attraverso lo studio della luminosità della stella. Ecco, qua abbiamo una raffigurazione della stella XO2N, attorno a cui è stato scoperto un pianeta che vedete
che vedete diciamo, rappresentato qua in maniera piuttosto schematica, però giusto per darvi un'idea delle sue dimensioni rispetto a Giove e Saturno nel nostro sistema solare. Questo diagramma abbiamo una rappresentazione schematica delle orbite dei pianeti di questa stella XO2N. La stella è rappresentata dal cerchio rosso, poi il pianeta è rappresentato dall'orbita. La stella è la crocetta nera, poi il pianeta è molto vicino alla sua stella e la sua orbita è rappresentata dal cerchio rosso. E poi per confronto il cerchio nero, quello blu e quello verde rappresentano le orbite di alcuni pianeti del nostro sistema solare. Quindi vedete come questa stella, questo pianeta si trova vicinissimo alla sua stella. Poi l'altro pianeta, cioè gli altri due pianeti, sono stati scoperti attorno all'altra stella, XO2S, e vedete che hanno dimensioni, diciamo, intermedie tra quelle di Urano e quelle di Saturno, grosso modo, perché sono rappresentati da questi due cerchi rossi. E poi vedete come anche questi pianeti di XO2S si trovino piuttosto vicini alla loro stella. Ecco qua in questa immagine avete un'impressione d'artista di questo sistema planetario. Qua vedete vedete la stella XO2S con i suoi due pianeti, uno che sta transitando e poi l'altro che si trova più lontano, e poi al fondo notate la stella XO2N con il suo pianetino in transito. Allora, in quest'altra diapositiva vi riporto una struttura molto schematica della nostra Via Lattea, che ci serve per capire un po' dove sono concentrate le stelle nane rosse. Ecco, voi sapete che la galassia è essenzialmente un disco di stelle, circondata da un alone galattico in cui si trovano gli ammassi globulari, quindi raggruppamenti di stelle tenute insieme dalla forza gravità molto attivi. Ecco, durante la mia tesi ho dovuto fare una stima dell'età di queste stelle, che mi è servita per capire un po' dove si trovavano queste stelle nane rosse. E notiamo che queste stelle, cioè io ho lavorato su un campione di stelle proveniente da MERF e poi su un campione di stelle proveniente da Bache, ho fatto questa analisi per entrambi i campioni e ho visto che molte stelle del campione di, cioè insomma le stelle nane rosse si trovano soprattutto in quella parte di galassia che si chiama disco spesso, quindi diciamo a metà strada tra il disco delle stelle che vi ho fatto vedere prima e poi l'alone galattico, quindi si trova più o meno a metà strada. E poi queste stelle possono avere anche età ragguardevole, cioè possono avere anche età dell'ordine anche maggiore di 7 miliardi di anni. Ecco, questa qua è una, vi dicevo prima che è di Fomalhaut, che ospita un pianeta, è una stella che ospita un pianeta, però si è scoperto che Fomalhaut è un sistema triplo addirittura di stelle. Perché abbiamo Fomalhaut A, che è la stella che ospita il pianeta di cui vi ho detto prima all'inizio. Poi abbiamo Fomalhaut B, che è questa stella qua, questa stellina bianco-azzurra, che è stata scoperta nell'estate 2012. E poi infine abbiamo quella in alto, che è Fomalhaut C, che è una stella nana rossa. Attorno a questa stella nana rossa è stato trovato un disco di detriti, che potrebbe essere un disco protoplanetario, quindi attorno a questa stella nana rossa
potrebbero, cioè, potrebbe esserci in atto un processo di formazione di pianeti extra, di pianeti extrasolari. Ecco, poi queste qua in giallo sono le distanze delle stelle, le rispettive distanze delle stelle in anni luce. Allora, questa qua è un'altra immagine in cui confrontiamo il sistema solare con il sistema di Fomalhaut. Praticamente se ne partiamo, ad esempio da questa, partiamo di qua. Quindi questa qua rappresenta un disegno che rappresenta la stella Fomalhaut con il suo disco protoplanetario intorno. Poi vedete come questo, cioè questa immagine, cioè questo sistema stellare sia molto più esteso rispetto al nostro sistema solare, perché il nostro sistema solare fino all'orbita di Nettuno si troverebbe, cioè se noi lo mettessimo al posto della stella Fomalhaut, si troverebbe all'interno di questo rettangolo azzurro. Ecco, questo qua è un altro sistema planetario che è stato scoperto sempre attraverso la stella Kepler, ed è interessante perché è formato da due pianeti di massa quasi uguale a quella della Terra, che si trovano ad orbitare attorno a questa stella. Cioè vedete nella tabella delle caratteristiche, vedete come questi pianeti siano praticamente confrontabili con la Terra. Poi ecco, poi vedete questi qua, abbiamo un confronto tra le dimensioni di questi pianeti e poi i pianeti del sistema solare, mentre questo qua in basso è il diagramma che riporta in scala le orbite, le distanze dei pianeti dal Sole. Però anche in questo caso sono pianeti decisamente poco adatti ad ospitare la vita e si trovano anche vicinissimi alla loro stella. Ecco. Poi in realtà questo Kepler 314c potrebbe essere in realtà una specie di mini Nettuno, cioè un pianeta che potrebbe avere una dimensione pari a quella del pianeta Nettuno, e in particolare potrebbe avere un'atmosfera fatta da idrogeno ed elio, e poi potrebbe averla persa nel tempo a causa dell'intensa energia proveniente dalle stelle, dalla sua stella. E questo qua è un altro sistema planetario attorno alla stella Kepler 186. Anche qua notiamo che sono pianeti quasi di taglia terrestre, perché notiamo che sono quasi uguali alla Terra come raggio, però anche questi pianeti si trovano ad orbitare vicinissimi alla loro stella. E secondo me, anche questi, notate che hanno delle temperature piuttosto elevate alla superficie e non sono adatti per ospitare forme di vita. Ecco, qua ho trovato questa illustrazione in cui mettiamo a confronto un'immagine della Terra e poi un'altra del pianeta Kepler 186f, e notate come questi pianeti, i pianeti della stella di Kepler 186, siano sostanzialmente dei pianeti grandi più o meno come la Terra, come Venere. Ecco, poi qua notate in questa raffigurazione d'artista
c'è questo che però 186F in realtà è un pochino più grande rispetto alla Terra e potrebbe anche questo avere magari del cioè potrebbe essere un pianeta di tipo roccioso come la Terra. Ecco, questo qua è un altro sistema planetario scoperto attorno alla stella 55 Cancri, che è sempre una stella nana rossa, e questo pianeta che è stato scoperto, il pianeta 55 Cancri è circa due volte più denso della Terra, e poi ad oggi è uno dei pianeti più densi conosciuti, degli esopianeti più densi oggi conosciuti. Ecco, poi questo qua in basso è un, diciamo, la locandina di un concorso che c'è stato lo scorso anno nel mese di ottobre, con cui tutti erano invitati a dare un nome a tutta una serie di pianeti extrasolari scoperti in orbita attorno a diverse stelle. Quindi la stella 55 Cancri è stata chiamata poi Copernicus, e poi mi pare che uno degli altri pianeti l'abbiano chiamato Galileo, quindi insomma hanno fatto un po', hanno riunito un po' gli astronomi del 600 tutti insieme. Ecco, questo pianeta è interessante perché potrebbe essere un pianeta di tipo diamante. Hanno visto, cioè, questo pianeta ha una composizione a base di carbonio, a base anche di carburo di silicio, e quindi si ritiene che almeno un terzo di questo pianeta potrebbe essere sotto forma di diamante. Quindi potrebbe essere, se noi ipoteticamente riuscissimo a raggiungere questo pianeta, potremmo essere ricchissimi poi per sempre, che si dice che un diamante è per sempre. Ecco, questo pianeta 55 Cancri non è che sia molto cioè molto adatto per essere sfruttato dagli esseri umani, perché notate che fa piuttosto freddo, cioè se è sul lato esposto verso la stella, se è sul lato esposto dall'altra parte. Abbiamo temperature, scusi? Sì, no, era, sì, sì. E difatti ha temperature dell'ordine tra 1000 e 2700 gradi e potrebbe essere ricoperto di lava, secondo alcuni astronomi. E in effetti, ora che ci penso, potrebbe ricordare, ecco, questa qua intanto in alto è un'impressione d'artista di 55 Cancri, e potrebbe essere da ricordare un po' il pianeta Mustafa di Guerra Stellare, di cui abbiamo poi Obi-Wan e Anakin Skywalker, che poi combattono con le spade e il laser. Quindi secondo me si sono ispirati poi a questa scoperta. Allora, questo qua è un altro sistema di pianeti della stella scoperti in orbita attorno alla stella di Capteyn, che è un'altra stella che ha un elevato moto proprio, quindi si sposta molto velocemente sulla volta celeste da un anno all'altro. Questa stella è stata scoperta alla fine del XIX secolo da un astronomo olandese, Jacobus Capteyn. Adesso non so, cioè è un nome un po' difficile. Però vedete che come questa stella abbia due pianeti in orbita attorno ad essa. Quindi Captain B e Captain C, cioè B perché è stato il primo pianeta scoperto e C il secondo. Questo Captain B potrebbe essere un pianeta al limite della zona abitabile, quindi al limite di quella zona attorno ad una stella in cui è possibile trovare acqua liquida sulla superficie di un pianeta. E qua abbiamo un'altra raffigurazione d'artista di questo corpo celeste. Purtroppo cioè non è nessun satellite, nessun astronave ha mai raggiunto questi sistemi planetari, quindi queste qua non sono foto ma sono semplicemente delle immagini per farci capire un po' come potrebbero essere. Ecco, questo qua è un altro sistema interessante, il sistema della stella Gliese 667,
che è un signore che ha un sistema triplo di stelle, quindi sono tre stelle tenute insieme della forza di gravità. Qua abbiamo uno schema di questo sistema planetario. Abbiamo due stelle arancioni aperte fredde del Sole, attorno a cui orbita più lontano questa stellina dalla rossa che si chiama Belize 667C. Attorno ad essa sono stati scoperti diversi pianeti extrasolari. Ne abbiamo 5 di pianeti extrasolari e vedete un po' come come questi pianeti siano un pochino più massicci rispetto alla Terra. Potrebbero essere sempre pianeti di tipo roccioso come la Terra. Ecco, questa qua è un'altra, è un confronto tra le dimensioni del sistema solare e quelle di Gliese 667, quindi quella stellina nana rossa che si troverebbe qua in mezzo. Quindi notate come il pianeta più esterno di questo sistema planetario si trovi all'interno dell'orbita del pianeta Venere. E poi si ritiene che alcuni di questi pianeti di Belize 667 si trovino all'interno della zona di abitabilità. Ecco, qua abbiamo un'altra visione d'artista di alcuni dei pianeti che si trovano in orbita attorno a questa stella. Sono pianeti che sono anche un pochino più grandi della Terra. Ecco, se noi ad esempio prendessimo il pianeta, il C, eccolo qua, si ritiene che la sua accelerazione di gravità sia una volta e mezza rispetto a quella della Terra. Quindi se voi andaste su questo pianeta, ahimè, pesereste un pochino di più. Ecco, qua è un'altra visione d'artista di un ipotetico tramonto che si potrebbe vedere stando sulla superficie di questo pianeta Belize 667G. A sinistra abbiamo il tramonto come noi lo vedremo sulla Terra, mentre nella seconda immagine come lo vedremo come vedremo il tramonto della stella Belize 667 da questo pianeta qua. Ecco, noi vedremo il disco della stella circa 5 volte più grande rispetto a quello che noi rispetto a come noi vediamo il Sole sulla Terra. Ecco, poi qua c'è una cosa divertente, perché c'è questa qua è un'altra impressione d'artista che l'ho trovata cercando su internet. Questo signore ha costruito questa immagine per un'occasione di una competizione di Blender, di quel programma di grafica che si usa spesso per fare le animazioni. E quindi questo signore si è divertito un po' a immaginare come potrebbe essere la vita, come potrebbero essere ipotetiche forme di vita su questo pianeta. No? Ecco, intanto queste forme di vita dovrebbero essere piuttosto scure, di un colore piuttosto scuro, diciamo rosso scuro o addirittura nero, in modo da poter assorbire al meglio tutta la radiazione che proviene dalla stella nana rossa e in particolare da assorbire al meglio l'infrarosso, perché vi ho detto prima che le nane rosse emettono soprattutto nella banda infrarossa. Ecco, questo signore si è immaginato delle specie di gigantesche mangrovie che traggono il loro sostentamento, il loro nutriente dall'acqua, e poi queste mangrovie hanno una specie di cappuccio che poi si apre a fungo e poi per proteggersi dai brillamenti, quindi dalle enormi variazioni di attività della stella nana rossa attorno a cui orbita il pianeta, queste mangrovie avrebbero sviluppato anche una specie di involucro protettivo esterno.
E poi, vabbè, qua sono sconfitto decisamente nella fantascienza, perché qua ci sono addirittura gli astronauti su questo, sulla superficie di questo pianeta, però al momento non possiamo ancora avere, dobbiamo aspettare ancora un po' prima di avere delle degli astronauti, se mai riusciranno, possono raggiungere la superficie di questo pianeta. Ecco, questo qua è un caso interessante, perché è il caso del sistema di Gliese, di un'altra stella nana rossa, di Gliese 581e, e dei suoi pianeti mancanti. Questo per dirvi come queste osservazioni siano piuttosto difficili, cioè non è facile cercare i pianeti extrasolari, è una cosa difficilissima, e poi non è detto che li troviate. Quindi ecco, gli astronomi hanno attorno a questa stella pensano di aver scoperto ben sei pianeti, però in realtà alla fine, con ulteriori osservazioni, si sono poi accorti che questi pianeti qua, gli ultimi, cioè le FG, non erano, non erano veri, c'erano degli abbagli che si sono presi loro, cioè si sono sbagliati. Mentre il pianeta 581D è ancora in forza, cioè ciò è accettato, però ci sono ancora dei dubbi da parte di alcuni astronomi. Quindi qua è come li vedremo, come noi dovremmo in realtà vedere, come dovremmo immaginarci il sistema planetario di Gliese 581. Quindi vedete che dei pianeti confermati rimangono quelli, questi qua, quindi questi quattro più questo qua, che potrebbe essere un pianeta un po' simile al nostro sistema, a Giove Saturno nel nostro sistema solare. Ecco, poi qualcun altro si è divertito anche a immaginare cosa troveremo su uno di questi pianeti, in particolare su 581D, che è uno di quei pianeti dentro la fascia di abitabilità. Cioè, cosa potremmo trovare se noi andassimo veramente su questo pianeta? Quindi si sono sbizzarriti a più non posso, e con questa vignetta questo signore già è proprio come mi immaginavo. Quindi lui si immagina di trovare forme di vita alieni, tipo ioda di guerra stellare, poi alien e compagnia bella. Quindi staremo a vedere cosa succede. Ecco, qua ho trovato un inserito questa diapositiva che ci permette di capire come sia un pochino difficile raggiungere i pianeti extrasolari, se non attualmente è impossibile. Ad esempio, se noi immaginassimo di andare con in macchina da qua fino a Gliese 581, viaggiando a 100 km orari, ci impiegheremo circa 220 milioni di anni. Quindi, se avete tanta pazienza e tanto tempo libero, potreste pensarlo per come un viaggio per le prossime vacanze. Mentre se noi andassimo ad esempio con l'aereo a 900 km orari, andrebbe meglio, perché ci metteremo circa 10 volte di meno, però sempre tanto. Ecco, l'unico modo che avremo per viaggiare fino a questi pianeti è prendere o l'Enterprise di Star Trek oppure il Falcon di Guerra Stellare e viaggiare alla velocità della luce, però purtroppo non abbiamo ancora sviluppato queste tecnologie, e quindi insomma al momento ci dobbiamo accontentare di guardarli da lontano questi pianeti. Ecco, Kepler 16 è un altro sistema planetario, ve ne parlo perché si è trattato del primo caso di pianeta circumbinario scoperto attraverso il metodo dei transiti. Questo pianeta è stato scoperto nel 2011, sempre attraverso la sonda Kepler di cui vi ho accennato prima, ed è un pianeta che potrebbe essere un gigante gassoso più o meno tipo Saturno, come, cioè simile a Saturno come dimensioni.
Cosa vuol dire che è un pianeta circumbinare? Vuol dire che questo pianeta si trova ad orbitare attorno a due stelle, cioè queste due stelle, di cui una è una nana rossa, sono stelle piuttosto vicine tra di loro, mentre questo pianeta è molto lontano, quindi percorre un'orbita attorno a entrambe le stelle contemporaneamente. Ecco qua come è stato scoperto questo pianeta, col metodo di transit. Però dovete tenere presente che attorno alla stella principale, che è quella che è rappresentata da questa sfera gialla, ci sono anche altri due corpi celesti, uno è l'altra stella, e poi l'altro è il pianeta di cui vi dicevo poco fa. Il pianeta tipo simile a Saturno, quindi dovete tenere presente, dovete studiare attentamente come varia la luminosità dell'arco del tempo. Quindi qua dovete fare molta attenzione a capire a cosa sono dovuti queste diminuzioni nella luminosità della stella principale. Perché ad esempio questo minimo più marcato è dovuto al fatto che la stella nana rossa transita davanti alla stella principale, che è una stella gialla, mentre l'altro è dovuto al fatto che invece il pianeta che si trova a transitare di fronte alla sua stella. Quindi dovete fare piuttosto attenzione a capire un po' a cosa sono dovuti queste diminuzioni di luminosità, senza contare anche il problema delle macchie stellari che caratterizzano l'attività delle nane rosse. Ecco qua abbiamo un'altra rappresentazione d'artista di questo sistema Kepler-16, in cui abbiamo la stella principale, che è una stella simile al Sole, la stella nana rossa e il pianeta che transitano sulla stella principale. Ecco, quest'altro pianeta è uno dei rarissimi pianeti che è stato scoperto col metodo delle microlensi gravitazionali. Questo pianeta è stato scoperto, cioè lo cito giusto perché è stato uno dei pochissimi scoperti con questo metodo, è stato scoperto da un progetto di ricerca polacco, la cui sigla si chiama è chiamato OGLE. OGLE è una sigla che sta per Optical Gravitational Lensing Experiment, ed è un telescopio che si trova in Cile. E pensate un po', questo telescopio aveva tutt'altro scopo che cercare pianeti extrasolari, perché aveva lo scopo di cercare la materia oscura, quindi quel tipo di radiazione, di materia, scusate, che non emette né luce né radiazione elettromagnetica, ma noi sappiamo che c'è perché esercita la sua forza di gravità sulla materia ordinaria. Quindi insomma, vedete un po', cioè gli astronomi cercavano una cosa, hanno trovato un esopianeta. Ecco, questa qua è una raffigurazione d'artista di questo pianeta, di questo ipotetico pianeta, che potrebbe essere un Giove freddo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo pianeta si trova oltre la linea della neve. La linea della neve è quella zona attorno ad una stella in cui il composto dell'idrogeno, in cui c'è idrogeno, quindi metano, ammoniaca, acqua e ghiacciano, quindi raggiungono lo stato solido. E quindi questo pianeta è anche, è particolare, perché di solito si sente parlare di Giovi caldi, quindi di pianeti gassosi tipo Giove, però molto vicini alla loro stella, quindi con temperature elevate. Questo qua invece è Giove freddo, proprio perché si trova abbastanza lontano dalla sua stella, cioè si trova oltre questa linea della neve. Allora, passiamo oltre
Ecco, questo qua è un caso di, cioè divertente, di un pianeta che si credeva che fosse un pianeta anche piuttosto grosso, perché secondo le stime aveva addirittura un diametro pari a quello della sua stella, della sua stellina nana rossa, che tra l'altro questa stellina nana rossa, che si chiama Pleiades 752 oppure VB10 in un altro catalogo, è tra le più piccole che oggi si conosca. Quindi cioè ve lo racconto perché sarebbe stata una cosa curiosa scoprire un pianeta extrasolare grande come tale, cioè il più grande pianeta extrasolare in orbita attorno alla stella nana rossa più piccola oggi conosciuta. In realtà questo pianeta poi avrebbe dovuto avere un periodo di 271 giorni, quindi avrebbe dovuto metterci 271 giorni a fare un'orbita attorno alla sua stella, e poi avrebbe addirittura avuto un, cioè è stata anche stimata la distanza circa come quella che c'è tra il Sole e Mercurio. In realtà, sottolineo che poi questa presunta scoperta è stata fatta con il telescopio da 5 metri dell'osservatorio di Monte Palma. In realtà delle ricerche poi negli anni, dopo qualche anno, hanno smentito l'esistenza di questo pianeta. Quindi l'ho chiamato un pallone sgonfiato per questo motivo qua. Cioè in realtà non c'è. Quindi questa stella Pleiades 752 è in realtà non ha pianeti che le girano attorno. Però cercando su internet ho trovato un breve racconto di fantascienza in cui è protagonista proprio la stella Pleiades 752, ed è un racconto di fantascienza che trovate a questo sito se volete leggerlo, in cui insomma si parla di una battaglia tra terrestri e alieni. Quindi se avete voglia di leggerlo. Ecco, questo qua adesso volevo dirvi due parole sui prossimi satelliti, sulle prossime missioni spaziali che poi verranno lanciate per studiare pianeti extrasolari. Qua ad esempio abbiamo questo TESS, che è un satellite, è un acronimo che sta per Transiting Exoplanet Survey Satellite. È un satellite che verrà costruito e poi lanciato dalla NASA, e ha lo scopo di cercare pianeti esopianeti attorno a più di 200.000 stelle col metodo dei transiti. Ecco, qua vedete un po' poi come fa le dimensioni di questo satellite, che già insomma è un satellite abbastanza grosso, perché avrà questa specie di telescopio di 1,20 m di diametro, e poi i pannelli solari, una volta che saranno dispiegati nello spazio, avranno un'ampiezza di circa 4 metri. Ecco, questo satellite è stato fatto riutilizzando un tipo di satellite che viene usato adesso per la Terra, per fare le osservazioni della Terra, che sono i satelliti Leostar. Quindi hanno preso, sono partiti come idea dalle Leostar e poi hanno sviluppato la loro missione spaziale. Questo perché? Per ridurre i costi di progettazione di una nuova missione spaziale. Perché sarebbe costato molto di più progettare ex novo un satellite da zero, mentre così sono già partiti da un satellite funzionante, dal modello di un satellite funzionante, poi l'hanno modificato a seconda delle loro necessità, che appunto è quella di cercare pianeti extrasolari. Ecco, questo qua è lo schema ottico dello strumento che verrà montato a bordo di questo satellite per cercare pianeti extrasolari. Si tratta di un insieme di quattro telescopi disposti a 90 gradi l'uno dall'altro, e poi ogni telescopio sarà formato da un insieme di lenti. Saranno poi 7 lenti montate poi in sequenza.
Questo telescopio poi osserverà il cielo sia nell'emisfero australe sia nell'emisfero boreale. E poi, poi ci sono un po' di dati tecnici. Comunque poi sarà questo telescopio sarà un telescopio a grande campo, quindi potrà inquadrare nello stesso momento una borsa di cielo abbastanza estesa. Allora, questo qua è un altro progetto di missione spaziale che dovrebbe, se tutto va bene, dovrebbe poi venire lanciata nel 2024 dalla Guyana francese con la razza Soyuz Fregat e avrà lo scopo di studiare più da vicino 85.000 stelle di tipo solare. Ecco, qua provate a cercare dei satelliti delle missioni spaziali future che passano soltanto di nane rosse, però non ne ho trovate, quindi vi dovete accontentare un po' di queste qua che ci sono. Ecco, poi questo satellite stimerà la massa e il raggio di queste stelle e l'età di queste stelle con una precisione del 10%. Anche questo satellite utilizzerà il metodo dei transiti per cercare i pianeti extrasolari e di questi cercherà poi di studiarne, cioè di capirne meglio, di studiare meglio alcuni suoi parametri fisici, come ad esempio la densità media di questi corpi celesti. Ecco, questo qua è un disegno tecnico che riguarda questa sonda spaziale Plato. Insomma, vediamo un po' come si presenterà poi una volta che sarà montata all'interno del razzo che poi la porterà nello spazio. Ecco, l'ho messa perché non ero riuscito a trovare un'immagine con le dimensioni di questa sonda, che però possiamo capire quanto sarà grosso questo satellite se andiamo a guardare il diametro interno del razzo, della punta dell'ogiva del razzo in cui sarà montato il satellite durante il lancio. Ecco, sono quasi 4 metri di diametro, quindi questo satellite sarà un satellite anche questo piuttosto grosso. Ecco, pensate un po' che per ogni chilo di satellite che viene mandato nello spazio dovreste spendere qualcosa come 28.000 euro, 25.000-28.000 euro oggi di. Ecco, questo qua è un altro disegno tecnico dello strumento che sarà montato a bordo del satellite Plato ed è una batteria di 32 piccoli telescopi che sono raffigurati qua e ognuno di questi poi andrà a osservare una zona di cielo leggermente diversa da quella dei telescopi precedenti, in modo da avere un grande campo di vista. Quindi, ecco, poi qua possiamo vedere bene come è fatto un satellite tipo questo. Vedete che è essenzialmente tre parti. Abbiamo questa parte di sinistra che è il modulo di servizio, in cui ci sono poi i razzetti per il controllo dell'assetto del satellite. Abbiamo poi il payload, che in questo caso è il telescopio, questo strumento qua, formato da tanti piccoli telescopi, e poi abbiamo lo scudo solare, perché questo satellite poi verrà esposto per una buona parte del tempo alla radiazione solare, quindi i suoi strumenti devono essere protetti in modo opportuno attraverso questo scudo termico. Allora, questo qua è un'altra proposta di missione che in realtà ormai è stata approvata, è stato costruito e verrà lanciato il prossimo anno. Si tratta del satellite KERS, che è un satellite che è frutto di una collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Università di Berna, che verrà lanciato
verrà lanciato appunto il prossimo anno e da un'orbita bassa poi avrà lo scopo di cercare pianeti extrasolari attraverso il metodo dei lanci. Ecco, questa qua è una missione di classe, diciamo, è una missione di classe S del programma dell'ESA. Cioè, in pratica l'Agenzia Spaziale Europea ogni tot anni fa, diciamo, lancia una proposta per nuove missioni spaziali che possono essere di tre tipi. Il primo tipo sono missioni di classe L, quindi large, quindi satelliti, cioè sono costose, qui sono molto complicate dal punto di vista progettuale e quindi insomma ci vuole non sempre una missione di classe L, la proposta di una missione di classe L viene poi approvata, quindi poi magari rimane lì e non se ne fa niente. Ci sono poi le missioni classe intermedia. E poi questa qua è una di quelle missioni di classe bassa, quindi sono satelliti che poi verranno, per progettarci vuole relativamente poco impegno, sia come costi sia come fattibilità. E poi questo telescopio osserva, questo satellite avrà un telescopio da 32 cm di diametro. E qua ho trovato una foto del risalente al 5 novembre del 2015 in cui vedete il satellite Keops in fase di assemblaggio, in fase di montaggio nei Paesi Bassi, dove c'è una delle basi dell'Agenzia Spaziale Europea. Ecco, poi qua sono cose strane che possono succedere in osservatorio. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ecco, qua vedete un po' cosa può succedere, perché mi ha incontrato un ragno che era, una volta un mio collega mi ha chiamato: Giovanna, vieni a vedere. E vado e poi vedo questa bellissima ragnatela costruita da questo ragno che si trovava all'ingresso della porta dei telescopi di Apache. Qua vedete in fondo, sullo sfondo, i telescopi di Apache. E poi durante una visita guidata diurna fa eruzione questo essere a quattro zampe peloso e poi ovviamente insomma c'è stato un po' di tran-tran, cioè mi ricordo che ho dovuto recuperare questo essere, buttarlo fuori, chiudere la porta e poi insomma tenere la porta chiusa, se no questa gatta può rientrare perché sta andando a caccia di un topolino. Ecco, poi io avrei terminato, se voi volete approfondire potete poi guardare questa, ho inserito qua un po' di link alle varie missioni spaziali, anche ai progetti della Sea Apache, quindi se avete domande io avrei terminato qua. Direi sì, può darsi, perché in effetti
quindi il nostro sistema solare ha 4 miliardi e mezzo di anni, e diciamo adesso è quello, non ha più questo denso disco di polveri, anche se ha comunque due fasce asteroidali, una tra Marte e Giove e quell'altra oltre l'orbita di Nettuno. Questo qua in effetti sì, potrebbe essere un sistema che potrebbe avere qualche decina di milioni di anni, l'azzardo potrebbe essere un sistema più giovane del nostro sistema solare. Se ci sono altre domande passiamo al microfono. Volevo sapere le immagini dei pianeti. Sì. Voi fate vedere sempre solo immagini d'artista. Sì. Le immagini dei telescopi? Immagini dei telescopi no, perché cioè i pianeti che noi stiamo, di cui vi ho parlato in questa nella carrellata dei pianeti extrasolari, cioè orbitano attorno a stelle così lontane che al momento nessun telescopio ha la risoluzione in grado di darci immagini accurate di pianeti, come ad esempio Giove e Saturno ripresi dalle sonde spaziali. Del tempo, questi vedono, insomma, magari se qualcuno sta studiando, gli articoli che deve studiare, però regolare se no alle immagini di curve di luce e poi anche c'è immagini di campi stellari in cui ci sono queste stelle nane rosse e anche le immagini di calibrazione per correggere i difetti del telescopio, come ad esempio il flat field e poi i dati per correggere il rumore di cottura dei sistemi. Adesso sono spenti, però se si vedono queste cose qua, cioè i telescopi, quelli di Apache, poi durante la notte acquisiscono, se tutto va bene, acquisiscono poi le loro immagini. E come ve l'ho detto adesso, però i telescopi di Apache sono completamente remotizzati, quindi appunto loro sanno dove andare a osservare le nane rosse, perché è stato implementato un algoritmo che permette ad ognuno dei 5 telescopi di andare a osservare stelle da un elenco di prestabilito di stelle, cioè in base alla visibilità e in base a quanto sono alte sull'orizzonte. Aiuto qua, vediamo un po', perché ad esempio cioè nane rosse se con piccoli strumenti devo pensarci, perché adesso non mi viene in mente com'è. Ecco sì, forse la stella di Barnard, però lì deve poi insomma cioè sapere esattamente dove andare a guardare, perché sono talmente poco luminose che anche con piccoli telescopi può essere difficile poi capire dove sono, ecco. Si ritiene di sì, perché cioè, siamo molto vicini poi questi pianeti in orbita attorno a queste stelle nane rosse tendono ad avere un nemo sincrono, quindi il loro periodo di rivoluzione attorno alla stella è uguale al periodo di rotazione attorno alle proprie assi, un po' come fa la Luna rispetto alla Terra, che ci mostra sempre la stessa faccia. Quindi sì, effettivamente questi pianeti avrebbero un emisfero caldissimo e poi un altro un pochino
clima un pochino più freddo. Io volevo chiedere una cosa. Prego. Ciao Roberto. Di questi io, 4.000 pianeti che sono stati scoperti, è stata fatta una percentuale tra quelli di tipo gassoso, gigante, quelli rocciosi, piccoli, terrestri? Perché all'inizio chiaramente si sono scoperti più facilmente quelli giganti, gassosi, perché essendo più grossi, anche con il sistema di transit era più facile vedere la dimensione dei luce della stella che loro puntavano quando era stato davanti. Poi chiaramente sono arrivati anche quelli più piccoli affinando le tecniche. Però di tutti questi trovati si sa quanti sono quelli giganti e quanti sono quelli piccoli? Hanno fatto statistiche in questo senso? Allora, praticamente di tutti questi pianeti poi trovati c'è una buona percentuale continuano ad essere pianeti giganti gassosi, quindi tipo Giove, tipo Saturno, e però si ritiene che in realtà siano i pianeti più piccoli di taglia terrestre o poco più grandi ad essere quelli del tipo più grande. Grazie. Niente. Altre domande? Le nane rosse hanno un'età che possono essere anche tranquillamente più vecchie del Sole, quindi anche possono avere anche età di più di 5 miliardi di anni. Poi, come vi dicevo all'inizio, possono essere, si ritiene che potrebbero avere un'età maggiore dell'età dell'universo, perché le reazioni termonucleari che avvengono all'interno del nucleo di queste stelle avvengono a un ritmo molto più lento rispetto a quello che avviene nel Sole a causa della loro piccolissima massa. Altre domande? Ringraziamo Giovanni, grazie.